Per te era la centesima presenza tra i professionisti e l'hai festeggiata nel migliore dei modi. Beh, l'ho saputo ora, quindi sì, sono contento perché abbiamo fatto comunque una grande partita. Dopo il 2-1 abbiamo incanalato la partita a nostro favore, solo che non siamo riusciti a tenere il vantaggio. Comunque tutta la squadra ha lottato fino alla fine, ha fatto quello che voleva il mister, loro ci hanno pressato bene, quindi non siamo riusciti a giocare da dietro come volevamo, però è un bel punto contro una squadra che comunque quest'anno dirà la sua. Il debutto non è mai facile, poi se arriva anche un gol e si va sotto nei primi minuti diventa tutto più difficile. Qui si è dimostrato anche di avere carattere. Sì, carattere, perché comunque abbiamo preso un gol che può comunque spezzare le gambe a una squadra, invece noi abbiamo resistito, abbiamo preso il possesso del campo, abbiamo fatto un gol con Antonio, un grandissimo gol, e poi abbiamo continuato ad attaccare e abbiamo comunque fatto la nostra partita. Si è rivista la coppia Vido Marconi che ha duettato spesso e volentieri con abilità. Questa è una coppia ormai collaudata e non mancano anche le alternative perché è arrivata anche Palombi. Quindi il reparto offensivo del Pisa comincia a Beh, essere siamo buono e numeroso. 5 grandi attaccanti, quindi il mister farà le sue scelte e io darò sempre il 110% per farmi trovare sempre pronto per giocare tutti i minuti di tutte le partite. Poi lui farà le sue scelte, però con Marconi, ecco, mi trovo bene, lui è un grande attaccante, so il lavoro, lui fa lavoro, tanto lavoro sporco, di testa. Io cerco di andare sulle sue giocate, oggi è riuscito e lavoreremo in allenamento perché succede ancora. L'ultima domanda, iniziata questa Serie B, molti pareggi, molte partite equilibrate, che idea ti sei fatto del campionato che ci aspetta? Sarà sicuramente un campionato difficile, poi non so, sinceramente, è troppo presto per dire come sarà il campionato. So solo che noi lotteremo ogni partita per portare a casa i 3 punti, per dare una gioia ai nostri tifosi che lo meritano e per far sì che fa, per fare un grande campionato.